questo è un progetto, diciamo, unico che Nannucci ha dedicato a questo spazio, perché in realtà stiamo parlando di una ricerca molto interessante sulla produzione inedita dei neo multipli, cosa che lui non aveva mai realizzato come raccolta diciamo antologica, e con la teca, diciamo, con i suoi contenitori e quelli installati siamo riusciti a fare questa produzione, questa installazione che in realtà si può definire un'installazione luminosa completa di più prodotti multipli neon. L'idea è nata da uno scambio diretto con l'artista, perché noi in primis, e questo è anche scritto nel progetto, abbiamo con lui pensato di fare un libro di tutta la sua produzione editoriale e di moltiplicazione dell'oggetto artistico, di cui lui è un artista di riferimento internazionale, non solo nello scenario italiano. E all'interno di questa pubblicazione, che tra l'altro uscirà all'interno della durata di questa mostra, abbiamo pensato di studiare un aspetto espositivo di questa ricerca, e in questo caso concentrandoci su uno dei tanti aspetti della sua produzione editoriale, che è appunto la produzione del multiplo, in questo caso di luce, quindi il multiplo neon, quindi che viene prodotto in tiratura di generalmente di limitata dai 5-7, diciamo, 7 elementi a, diciamo, a oggetto, e, diciamo, con la caratteristica storica e anche importante della sua lettura dell'arte attraverso il colore e della luce, quindi attraverso vari colori, generalmente i colori primari del giallo, del blu, del rosso e del bianco. E in questo caso, oltre alla mostra che raccoglie il suo lavoro storico, abbiamo anche, in quanto spazio galleria e spazio di produzione, abbiamo anche prodotto con lui un multiplo che è appunto Think, che trovate qui, che anche compone la parete principale della mostra.